Lunedì 20 novembre a Palazzo Campagnola si è tenuto il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno prevedeva l'assestamento di bilancio, l'estinzione del mutuo con cassa deposito e prestiti, la gestione del centro sportivo Garofoli e una mozione del Partito Democratico sulla tutela dell'unità nazionale. Sull'assestamento di bilancio 2012 il vice sindaco Daniele Turella ha spiegato che si stanno recuperando circa 2 milioni di euro per poter rispettare il patto di stabilità. I consiglieri di opposizione hanno osservato che invece di aumentare l'aliquota IMU per seconde case, negozi e industria al 10,6 per mille, l'amministrazione avrebbe dovuto trovare altre strade per coprire il buco di bilancio, magari riducendo le spese. Successivamente si è parlato del centro sportivo natatorio Garofoli. La delibera, che è stata votata all'unanimità, ha prorogato il contratto di gestione per altri 2 anni, per avere il tempo di studiare quali iniziative intraprendere per la rinascita del centro e la rivalutazione dell'intera area.